adesso andiamo a Rizziconi con il primo evento in Calabria dedicato alla mototerapia per adulti e bambini affetti da disabilità, il servizio di Alessandro Banfo. La gioia inedita di salire su una vera moto in compagnia dei fenomeni delle due ruote. A Rizziconi arriva per la prima volta in Calabria la mototerapia, dedicata a ragazzi e adulti disabili e riconosciuta a livello internazionale. Un'iniziativa che ha riempito il piazzale del centro commerciale Porto degli Ulivi, organizzata dall'associazione culturale e sportiva Teodoro Naso Tango November. L'obiettivo è sensibilizzare rispetto a quella che è la libertà, a quella che è il diritto alla vita. E noi abbiamo deciso di portarlo anche qui in Calabria per dare ai ragazzi veramente la possibilità a livello sensoriale ma anche psicofisico di riuscire ad ottenere una prospettiva diversa anche rispetto alla vita. L'associazione che da anni si occupa di sicurezza stradale, sport a disabilità e diritto alla vita ha dedicato la giornata a Teodoro, vittima di un terribile incidente nel 2016. Tutor di eccezione della mototerapia sono stati i campioni Emiliano Malagoli e Chiara Valentini. Mototerapia per me è realizzare sogni, regalare sogni a delle persone che magari solitamente si crede non possono fare certe cose. Mi dico che la disabilità sta solo negli occhi delle persone che lo vogliono vedere. E nonostante una disabilità possiamo fare di tutto, io nella mia vita sto facendo di tutto, perciò regalare dei sogni, regalare giornate come queste è una delle soddisfazioni più belle che posso avere nella mia vita.